Hi friends of Vincenzo's Plate, today I show you how to make pecorino cheese. Come on, let's go. Profumo. Il formaggio fatto in casa è davvero un altro mondo, provateci anche voi. Gli ingredienti per fare il formaggio sono pochi e semplici. Latte di pecora crudo, quindi un latte non pastorizzato, freschissimo, munto da poche ore. Il siero innesto, che è il siero derivante dalla lavorazione, dalla precedente lavorazione del formaggio, del latticello che resta una volta che si è separata la cagliata dal che si è formata la cagliata. Caglio naturale, io uso un caglio in polvere di vitello, un po' di acqua per sciogliere il caglio, possibilmente un'acqua demineralizzata, e il termometro per misurare la temperatura, un colino per passare il latte quando lo mettiamo in caldaia per eliminare eventuali impurità. Per le mozzarelle invece abbiamo aggiunto anche un po' di sale alla cagliata per dare una leggera sapidità alla pasta filata, mentre per il formaggio il sale non si aggiunge, si aggiungerà dopo 24 ore. Io utilizzo la salatura a secco, quindi si cospargono le forme di sale grosso prima su una parte del formaggio, poi si rigira, si cosparge la seconda parte e lo scalzo, cioè la parte tutta intorno del formaggio. Iniziamo versando il latte. Guarda la panna, questo latte più denso che vedi sopra è panna, che significa che è un bel latte grasso. Vedi la panna che rimane tutta anche sulla bocca del contenitore, la parte più grassa del latte e la parte più buona del latte. Adesso lo portiamo a scaldare, lo facciamo arrivare a 40 gradi e aggiungiamo il caglio e poi aspettiamo che la cagliata si formi. Inseriamo il siero innesto. Pronti. Ok. Il nostro latte ha raggiunto una temperatura più o meno di circa 40 gradi. Andiamo a sciogliere il caglio in un po' di acqua, circa 2 grammi. Facciamo sciogliere bene il caglio e lo versiamo. Andiamo subito a mescolare molto accuratamente per distribuire bene il caglio. Cerchiamo di fermare il movimento del latte. Copriamo e aspettiamo i nostri 20 minuti. Sono trascorsi più o meno 20 minuti, controlliamo se la nostra cagliata sia pronta. Prova del dito. Poggiamo il nostro dito sulla cagliata e se non si sporca il dito vuol dire che è pronta. Procediamo con il primo taglio. Ricordiamo un taglio a cubetti grandi, arriviamo fin giù. Con il primo taglio iniziamo a far separare la cagliata dal siero. Aspettiamo altri 15 minuti più o meno. E poi procediamo alla rottura, alla seconda rottura. Sono trascorsi 15 minuti, andiamo a vedere la nostra cagliata a che punto è. Già il siero comincia a staccarsi e comincia ad andare a galla, mentre la cagliata comincia ad andare a fondo. Adesso procediamo con la seconda rottura.
faremo un formaggio stagionato, per cui la rottura dovrà essere molto molto più sottile, in modo che la cagliata possa spurgare più siero possibile. Se trattenesse troppo siero verrebbe un formaggio amaro. Una volta che i pezzi più grandi sono rotti e abbiamo dato più o meno uniformità a questo primo taglio, andiamo con dei movimenti un po' più veloci . Questa può andare bene, questa grandezza. Lasciamo riposare altri 10-15 minuti e poi possiamo procedere a metterle in fuscella. Vediamo la nostra cagliata se è pronta per essere raccolta. La cagliata si è raccolta tutta sul fondo. Voi non vedete sotto quello che succede, ma io sto delicatamente raccogliendo, stringendo la cagliata che si è tutta solidificata in un'unica massa. Cominciamo a pressare. La pressatura è molto molto importante, perché come dicevo prima, se non il siero non viene estratto completamente dalla cagliata, il formaggio può risultare amaro. Quindi si cominciano già poi a girare subito. Continuiamo sempre a pressare, ripassiamo il formaggio nel siero, facciamo un rapido bagno che serve a ricompattare un pochino con il calore la pasta. Tra 24 ore, dopo che il formaggio avrà perso la maggior parte del siero, le salerò e saranno pronte per la stagionatura.
tra 24 ore procediamo alla salatura delle nostre forme e poi andranno in stagionatura in base alla temperatura del posto in cui stagioneranno e soprattutto all'umidità. I fattori ambientali per la stagionatura sono tantissimi, avremo un risultato diverso. Dopo aver salato i formaggi inizia la fase di stagionatura. Io di solito li tengo qui in frigo nella prima parte, in modo che la temperatura è controllata e i nostri formaggi stagionano intanto per un pochino. Questi formaggi per esempio sono qui a stagionare da circa un mese, cominciano a fare la crosticina, dopodiché aspettiamo che la temperatura in cantina si abbassi ulteriormente e li facciamo stagionare, finiamo la stagionatura in cantina. Se produciamo formaggi in estate, allora finiranno la stagionatura probabilmente in frigorifero perché le temperature in cantina sono troppo alte. Temperatura intorno ideale intorno ai 10 gradi, l'umidità intorno a, anche fino agli 80%. L'umidità viene regolata con uno strofinaccio bagnato che mettiamo dentro al frigo per aumentare l'umidità. Qui ci sono dei formaggi stagionati, vari tipi di formaggi, questo è un pecorino, questo è un formaggio di latte misto, questa è una ricotta salata e stagionata. Li mettiamo sotto vuoto per fermare la stagionatura, altrimenti seccherebbero, si asciugherebbero troppo. Questa invece è una spalla di maiale, ce n'è un'altra qui, eccola qua, anche questa messa sotto vuoto in modo da fermare la stagionatura. La fine della stagionatura dipende un po' anche dal gusto personale, io non scendo mai sotto i 3 mesi, quindi un minimo li faccio stagionare 4 mesi, ma sarebbero buoni da mangiare anche adesso. In cantina, formandosi la muffa, acquisisce sicuramente dei sapori diversi e molto più importanti. Questi sono i nostri formaggi dopo circa un mese e mezzo di stagionatura in frigorifero. Adesso controlliamo la temperatura della cantina e se la temperatura è scesa abbastanza possiamo trasferirli lì per finire la stagionatura. Su questo formaggio, come vedete, è iniziata a formarsi un po' di muffa. La muffa non è un male come si potrebbe pensare, anzi è un bene perché è ciò che dà il sapore al formaggio, per cui va bene. Poi quando inizia a essere troppa magari la spazzoliamo, la puliamo un po'. Alcuni trattano i formaggi, la crosta del formaggio, o con una miscela diciamo di olio e aceto per proteggerlo, ma secondo me non serve. Quando la crosta è compatta, non ha crepe, la muffa rimane solo superficiale, ovviamente non penetra all'interno del formaggio, gli lascia solo il sapore. Questo è un pecorino che ho fatto più o meno qualche mese fa, quindi è un semistagionato. È ancora abbastanza morbido al tatto. Il nostro pecorino, ovviamente essendo un semistagionato, vedete la pasta è ancora molto molto chiara, è morbida, profumo molto buono, presente una leggera occhiatura, ma quello è normale. Se l'avessimo lasciato più tempo avremmo avuto un formaggio più duro, più stagionato, più asciutto e sicuramente dal sapore molto molto più forte, perché il pecorino è un formaggio che in stagionatura acquista una piccantezza, un livello di piccantezza maggiore. Più lo si stagiona e più è forte il sapore e il profumo.
Siamo all'assaggio, proviamolo un po'. Buonissimo. Profumo. Il formaggio fatto in casa è davvero un altro mondo, provateci anche voi.